Luca, ce la dobbiamo andare, ci sta secondo in giro. Chi è? Luca. Ma che stai facendo? La gatta morta. Sono troppo simpatica. Ma che dolore. Senti, non è proprio giornata, eh? Infatti, è serata. Sono le 11. Che fa? Temna? Ma perché? Era mai? In un locale della mia migliore amica. Un locale strapitosissimamente strabiliante. È un'amica che fa la stilista. E chi è? La Gattinoni. Ma dico io, tu ti lamenti sempre che non c'hai i soldi e poi butti i tuoi risparmi in locali del genere. No, ma che hai capito? Siccome io come supereroe sto lavorando poco, ho trovato un lavoro anche nel weekend. E che lavoro fai? La gatta immagine. Ma che bello, balli sul cubo. Sì, sono andata anche settimana scorsa. E com'è andata? Oh, benissimo, eravamo quattro gatte. C'era poca gente? No, eravamo proprio quattro gatte in Coppo Cub. Ah. Sì, ma questa volta ci andrò da sola. E perché? E perché che crisi che ci sta, sporto ricchezza e addivento povertà. Ma a me interessano molto le tue vicende amorose. So che ti sei lasciata con Batman. Sì. E adesso con chi stai? Per tutti i gatti, proprio con nessuno. Ah. Vorrei una nuova storia d'amore, lo sai? Sì. Oh, ci ho provato con tutti. Un altro supereroe che ho puntato è l'uomo invisibile. E com'è andata? No, non è cosa con l'uomo invisibile, non si va mai cacchia e sciavoretto. Hai fatto battuta, fatta. Però ricordiamo agli amici da casa che tu sei un famosissimo supereroe, eh? Sì. Raccontaci qualche missione, dai. Beh, la mia ultima missione arduissima che ho fatto è stata con Superman. Sì. Mi ha chiamato Superman d'urgenza e mi ha detto di correre lì perché aveva un forte dolore all'inguine. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Fate che c'è tuoi. Sì. Oh, allora mi sono precipitata da lui saltando su per i tetti, giù per i palazzi, mi sono arrampicata sui pullman, mi sono tuffata dal ponte della tangenziale in un fiume e ho scalato quattro montagne. Ma veramente? E che so scema, ci viene all'arredri. Proprio che giusto un fiume andava sotto sì. la tangenziale. E allora arrivata da lui ho detto: Superman, caro amico, che cosa c'è? E lui: oh, 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 Kath, meno male che sei arrivata, meno male che non ce la facciamo più veramente. Un attimo solo, Kath. Sì. Ma perché Superman sì. parla così? Sì, 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 perché la S non ce l'ha solo in petto, anche in bocca. Te la zeppola a mucca? Sì, allora mi ha detto: oh, Kath, che cazzo sarà questo male all'inguine? E che cos'era, criptonite? No, era un appendicite. Ma non sono troppo intelligente. Ma che fai, l'infermiera? E te l'ho detto, con questa crisi ognuno si arrangia come può. La colpa della crisi, signori cari, è dei politici. E perché sono nata gatta? Ma si nasceva zoccolo, sai, addossevamo. Secondo? Luca, sei per darci schiappando proprio in faccia, non ci stai in porta. Buongiorno. E vuoi giù? Ha visto il signor Seve? O sto cercando morì. Io sono dall'agenzia Tec-Tacas. Allora, non voglio nessuna casarella. Al massimo, se mi puoi offrire, visto che ho ospiti a casa, quindi immagino di trovare un attimino in alloggio così, alla buona, avrei bisogno di un bed and breakfast. Bed and breakfast? Eh. Ah, bellissimo. Bed and breakfast. Ho capito, bed and breakfast. Bed and breakfast. Allora, tu brutale, stai muovendo sulla coscia. Benissimo, che zona preferisce? Non lo so, mi piace essere Camaldolo. Bella zona, piazza Garibaldi ce l'ho. Stessa cosa che volevo. Benissimo, il bed and breakfast in questione si trova dentro una strada, dentro una pensione. Lei arriva vicino alla pensione, la pensione è aperta, se la pensione è chiusa, non c'è problema. Come faccio a trasferirmi? Come fa a sapere quella la pensione? Come faccio? C'è il portone con le chiavi? No. C'è il cancello con il telecomando? No. C'è la porta con le chiavi? Nemmeno. C'è la porta girevole! Ah, e lei deve aspettare a me per entrare alla porta girevole, se no rischia di entrare e di uscire, di entrare e di uscire, di entrare e di uscire. Insieme a voi, c'è Ciro Ciro Tonto, cavallo imperatonto, 150, la gallina catta non è il caso. Non è il caso. Quindi entriamo insieme dentro alla hall della pensione, che è la hall della pensione. È bello, bello. Che bello, madonna, 10 metri quadri, com'è bello. C'è il pavimento, ci sono i quadri, i divani, la gente che passa, il bagno pubblico, i WC. Prima tu quando un bagno pubblico in comune. Bellissimo, mamma mia. Aspettiamo qualcuno che pette le valigie, aspettiamo. Sparerà, verrà qualcuno, verrà qualcuno, Qualcuno, non viene nessuno. Non viene nessuno. Perciò si chiama pensione, perché prima che prendono le valigie tu arrivi alla pensione. Battutina. Allora. Sono stati informissimi stasera, bravo. Allora andiamo a instaurare il nostro rapporto di collaborazione con il nostro portiere, un altro servizio che offre l'agenzia Comodità e Praticità, la chiave del nostro cancello. Certo. Quindi, buongiorno portiere, sono quello del pet and breakfast. Quello del pet and breakfast, mi dai la chiave, domani mattina mi svegli, devo andare presto al lavoro. Se viene l'ufficiale giudiziario, non ci sto. Se viene l'equitario, non ci sto. Benissimo. Benissimo, andiamo alla cameretta, primo piano. Sono scalini, saliamo. Apriamo la porta. Eccolo qua! E ora si capisce perché abbiamo scelto un bed and breakfast. Bed and breakfast. Bed in letto, breakfast, un bel tavoletto di legno dove ci sta un bel pacco di biscotti saladicci e una bella busta di latta variato. Non c'è problema. Le piace il bed and breakfast? E chi su bed and
breakfast che mi state venendo. Voglio capire se sto facendo un affare e poi subito andiamo a prenotare. Allora praticamente volevano un bed and breakfast. No, adesso bed and breakfast, bed and breakfast, bed and breakfast. Ah, se non ti prenotano, perfetto. La volta che ci hanno accordato qual è un bed and breakfast, io volevo che pegare madre, ma la trovo. Poi magari mi ritrovo direttamente a Piazza Garibaldi. Non c'è problema. Arriviamo a Piazza Garibaldi. Ah, e qual è questa pensione? Quale? E trova che la lacatera. Perfetto, qui faccio i dati a come già gira. E sono un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, sono pure nei bicchieri, ma nel frattempo arrivo pure o venditore. Finalmente arrivato lui e trasimmo la dita. Ah, buongiorno, faccio portato. Una bruzzutenda, ci sta qualcuno che mi ha portato. Non è che ci sta qualcuno che mi ha portato. Ci sta qualcuno che mi ha portato. No, io morire vecchiaio perché che sei a pensione, quindi aspetta che fai all'età proprio per pensione. Perfetto, finalmente si portano i valigi e mi portano rinassati per oggi fa amicizia con portiere. Lei ci vedo cortesemente, rimane male, si vede l'ufficiale giudiziario, in giusto, si vede l'equitario, giusto, si vede la polizia, in un giusto. Non faccio più problema, sono diventato al capone. Ma va bene lo stesso, non c'è problema. Finalmente arriviamo in stanzetta. Ah, oh, mo mi aspetto un grande bed and breakfast. Tras finalmente da su bed and breakfast, che cos'è? Bed and breakfast, che cos'è tu, bordello? Bed unit. Breakfast, ci stanno da unit, che ho passato un biscotto, se ne dici con latta variata. I buoni, bene, mamma mia bella, una mossa e mezzo, dopo te che pure ho vicino in comune con tutto quanto, ci dà, faccio troppo occupato e mi faccio pure sotto. Bella, ho detto su bed and breakfast. Questo bed and breakfast qua, no. Poi c'è no. Intanto mi è venuto veramente un malevanzo. Ma chi sei scemo proprio? Sì signor Lucio, ho capito, un'altra presentazione lenta, vecchia, come piace a te insomma. Una cosa non ti permettere, io sono cantante e tu non puoi dirmi come devo presentare una canzone di Mina, stai al posto tuo. Signore e signori, se Mina era la tigre di Cremona, noi invece abbiamo la nostra iena napoletana. Ecco a voi dunque Lisa Fusco in Anche un uomo. Ragazza mia, ti spiego gli uomini, ti servirà quando thank you.
Voi state ancora qua? Stiamo aspettando di fare la scena, non risvegli la mummia, ho proprio Milano. La mummia si è asciutata, hai visto che era asciutata con voi? Hai detto, mi faccio da mezzo di sonno, non lo potete dire? E un rimborso spese a paga. E ho cestina. Lisa, sai dove sta Luca Siper? Ma non ci sta mai quando ci dovrebbe essere. Dobbiamo fare la fine della trasmissione. La facciamo a te? Sì! Ma tu sei pronta? È pronta. Signore e signori, siamo quasi giunti ormai alla fine della nostra trasmissione di questo magnifico dipinto realizzato per voi. Stiamo quasi ultimando il nostro acquerello. Ma fammi vedere, come viene l'acquazzone. Si dice acquerello. Stava nelle seconde, capite? È proprio malatempo. Mamma mia, allora ce ne dobbiamo andare. Andiamo, forza. No, proprio adesso che stava finendo questo bellissimo quadro, io sono la vostra musa. Tu sei la musa, metti in moto e dacci un passaggio, Ma io volevo cantare. Camminando, Quella di Anoxa. Brava! Come fa? Camminando, quella davanti al sole. Angela, per rabbia o per dolore, mi parlerà di un mondo migliore e lo farà con coraggio con tue parole te fa morire e io per lei presto asciugherò le lacrime del tempo squallido Pierrot. C'è un euro.